Ah, non mi prende la... Ah, sì, è partita. È partita. Oh, è tutto lento, è tutto diventato molto lento. Venerdì 6 del mese di ottobre 2023. Abbiamo avuto un po' di problemi, sono quasi le 9:30, 3/4 d'ora di problemi tecnici. Del resto sapevamo che dal 4 ottobre in poi cambiano parecchie cose. Ci siamo accorti che stanno scomparendo le persone e stanno succedendo altre cose a livello planetario, ma sicuramente adesso abbiamo Marcello Garcia che ci dirà un po' quali altre cose stanno accadendo a livello stellare, ma adesso lui e Lia hanno appunto preparato ed è arrivato questo loro nuovo libro di cui adesso che siamo entrati in registrazione ci parleranno di questo libro. Prego, benvenuti Lia e Marcello, la parola a voi. Grazie. Grazie, grazie. Beh, se vogliamo cominciare con quello che sta succedendo, possiamo dire che molte persone rimangono nella terza dimensione perché sono attaccati a un sistema che è antico, vecchio come il mondo e che non riescono a fare un salto verso la quarta e la quinta dimensione. Pertanto, alcuni che sono già entrati in quinta spariscono. Vanno in altre dimensioni e va bene così. Tutti noi stiamo cercando di fare questo salto e lo facciamo attraverso l'introspezione, la consapevolezza, il lavoro interiore. Ed è per questo che io avevo messo questo titolo, libro Astro Yoga, e invece grazie a Lia che con le sue conoscenze anche perché è una formatrice insegnante yoga, è riuscita a elaborare la congiunzione tra i chakra, le asana e i mantra e tutte le frequenze necessarie per poter fare un salto di qualità con noi stessi, ossia cercare di trovare quella qualità di tempo per evolverci, no? Giusto, Lia? Sì, diciamo che vengono proposti tante possibilità per lavorare su di noi, anche per esempio con la pittura, con gli yantra, i mandala, quindi le erbe, le essenze, per lavorare sulle, diciamo, sulle parti che fondamentalmente sui chakra, quindi le cose correlate. Ma anche sulle parti dei chakra minori, soprattutto i chakra minori della testa, e quindi aiutare lo sviluppo anche, diciamo, di facoltà più sottili, che tutti quanti abbiamo, sulle quali però si può lavorare. Cosa posso dire d'altro? Sull'astrologia, perché si chiama astro? Perché abbiamo È collegato. illustrato, è un libro È illustrato? Cioè, illustrato, ah, è sì. molto illustrato. Perché ho visto che è bello capiente. Sì, vedi una pagina sola, però. Sì, per cui è interessante, molto Allora, interessante. scusami, finisci tu, poi volevo Sì, dire una cosa. dicevo sull'astrologia, qual è il collegamento tra i chakra, i pianeti e le stelle? Allora, siccome, per esempio, faccio un esempio, no? Adesso siamo nel segno della bilancia, ma in realtà è la costellazione della Vergine. Il 3 di venerdì 13 prossimo ci sarà la congiunzione, il Sole congiunto a Spica, l'alfa della Vergine, che è Ishtar per gli assiro-babilonesi ed è diciamo, la Vergine per i greci e per i romani. Allora, questa Vergine, perché quando Venere è in bilancia? Ossia, astronomicamente sulla Vergine, allora ci sono la chiaraudienza per i musicisti, gli artisti, tutto quanto. Perché in realtà Ishtar, o la costellazione della Vergine, è proprio Venere che la governa. Pertanto, questo è il chakra della gola. E qual è il luogo della sua potenza? È la piramide di Giza, la piana di Giza in Egitto, è lì dove Vishuddha Chakra, che vuol dire il purificato, cioè colui o colei che ha una gola perfettamente purificata, perché sapete che quando le tossine salgono,
arriva la tosse, arrivano i problemi di gola perché stanno salendo le tossine. Quando uno invece fa una disintossicazione profonda, allora il chakra della gola funziona meglio, la voce va meglio, la nostra frequenza, perché noi siamo all'inizio c'era la parola e la parola crea. E dunque, qua lì si sta Dilettando. dilettando, facendo vedere i mandala che abbiamo disegnato noi, nel senso che Bellissimo, tutti i disegni che abbiamo fatto. bellissimo illustrato così, è bellissimo. Sì. E poi ci sono Bellissimo. anche tutte le pratiche di yoga relative a tutti i vari chakra. Sì, ma non so se si vede perché noi siamo piccoli, noi ci vediamo piccoli. No, no, Vediamo te. vediamo, vediamo. Sì. Sì, Ok. beh, col computer chiaramente perché è un po' più complicato altrimenti. Ok, abbiamo poi il saluto al sole, fare vedere che inizia con un rispetto, perché il sole, Sofia, cioè tutti i culti solari che sono Fotografie stati. che avete fatto voi queste, sì? Sì, tutte le foto, sì. Perché il sole, essendo datore di vita, è il nostro vero, diciamo, la nostra vera fonte di vita. Per le piante, per gli animali, Certo. per tutti, no? Allora, quando c'è stato il Ma dio lunare, che è chiamato anche Cam o anche Set, il dio lunare anche in Egitto ha creato tutti quei problemi perché non è abbastanza in grado per niente di procreare la vita, perché è la donna che procrea la vita. Allora, c'è un uomo luna che sarebbe deificato come Dio, che non è così, che non ha solo uomini, allora a quel punto c'è una dissociazione, nel senso che se la Luna e Venere sono i due pianeti femminili per eccellenza, la Luna governa il ciclo mestruale, governa l'agricoltura e tutto quanto, poi un uomo si traveste da donna e diventa l'uomo Luna, che sarebbe Yahweh. Allora noi invece siamo per salutare il Sole, Surya Namaste, cioè noi adoriamo il Sole, amiamo la luce. E dunque abbiamo fatto questo libro che ci porta in Wow. quella direzione. Sì. E con degli esercizi che non sono così semplici da fare, ma piano piano con un insegnante vicino uno riesce a farli. Sì, volevo dire un'altra cosa, che il sole in realtà ci collega anche al logos, quindi all'origine non solamente della vita nel senso biologico, ma anche all'origine mistica di quell'essenza dalla quale tutti quanti noi proveniamo, chiaramente. E che è la nostra vera essenza, che fa parte di quell'origine. E nel libro parliamo anche dei diversi percorsi e di come ci sono tantissime affinità, per cui ho anche proprio nominato la fede Bahai, proprio dove effettivamente anche lì si dice che tutto è uno, che con Certo. qualunque percorso si arriva, si può arrivare a quella fonte, che è sempre la Chiaro. stessa. No? Per cui c'è anche proprio questo discorso non solamente della comunicazione fra i percorsi, fra i credi, ma proprio vedere, studiare le parti affini che Anahata Chakra, di cui sta parlando lei, perché voi sapete che astrologicamente il Sole governa il cuore. Allora, quando tu c'hai il Sole, tuo compleanno, riflette proprio come il tuo cuore. Allora, Anahata Chakra, che è il chakra del cuore, è proprio che sarebbe proprio il cuore del sistema solare, perché il Sole illumina tutti i pianeti, no? E pertanto è importantissimo vivere attraverso il cuore. Perché se invece vediamo la Luna è la memoria, è dunque il cervelletto, e pertanto è come se uno deve ritrovare l'equilibrio lunare attraverso le pratiche, perché altrimenti la mente può. Pratiche che voi insegnate nel libro. Esatto, sì, che Sì, so. Ma ma anche anche se. alimentazione o solo pratiche? Poco di alimentazione, più fitoterapia. Abbiamo un altro libro che uscirà fra poco che è Astrogenetica, e lì si parla di alimentazione per i carnivori, per diciamo, i vegetariani e per i vegani.
Ah. Ognuno c'ha quello che vuole, insomma. Volevo far vedere una cosa, far notare una cosa, che i chakra che noi abbiamo disegnato in realtà hanno anche tutti i segni astrologici relativi al singolo chakra, che normalmente non vengono considerati. E poi, per esempio, riferito al chakra del cuore, abbiamo la triplice fiamma, che è quella fiamma che è proprio quell'essenza che ci unisce al creatore, che è una scintilla del creatore. E poi qui invece vediamo, per esempio, Al centro c'è Chirone. esatto, che cos'è? Chirone è un asteroide importantissimo perché, essendo un frammento degli asteroidi, è una ferita della Grande Madre e dunque può spiegarci nel nostro tema natale che noi possiamo guarire quella ferita attraverso il cuore. Pertanto è anche un governatore esoterico del cuore. Anche Caspita. perché i traumi in realtà noi li possiamo anche guarire con diverse pratiche, spesso vibrazionali, ma anche spesso tramite il perdono che nasce proprio dal cuore. E quindi diciamo che le cose sono correlate. Poi qui in realtà c'è anche il collegamento, oltre che a Chirone, in questa immagine verde, ai vari meridiani, perché non a caso c'è proprio una corrispondenza anche biologica, no? Certo. E poi c'è anche la Yantra Ramachandra, che è proprio uno yantra del sole. Che cosa sono gli yantra? Gli yantra sono dei simboli di geometria sacra che uno può appendere nella parete della casa, dipendendo se est, ovest, nord e sud, per proteggere e per diciamo, rinchiudere l'oscurità e attirare la luce. Sono gli yantra. Invece, sì, Sì, il mio maestro Satyananda faceva questi disegni, infatti ne ho uno qua nel mio studio. ah, Sì, bene. servono per Quasi uguale a riequilibrare, quello lì. possono Sì. riequilibrare appunto le case, ma possono riequilibrare in realtà anche le persone, perché sia i mandala che gli yantra, cioè sia queste forme diciamo più circolari che Sì. queste quadrate che sono invece gli yantra, si vede? No, no, così, Ah, così, ok, ecco. va bene. In realtà vanno a lavorare su di noi, è il motivo fondamentale per cui spesso i buddhisti disegnano questi mandala meravigliosi con queste polverine e poi dopo cancellano tutto, perché in realtà L'impermanenza. sì, oltre che all'impermanenza, il fatto stesso di essere concentrati su quella forma, prendiamo dentro di noi quelle qualità mentre noi la stiamo facendo, mentre siamo concentrati. E quindi in realtà poi non serve tanto il quadro quanto quello che noi abbiamo acquisito da quella forma. Verissimo. È arrivato Alberto, Nityananda. È arrivato Alberto e credo che ci sia anche Isabella, che Ah, adesso gli ho bene. mandato un messaggio. Isabella, ci sei? Ti sentiamo? Eccomi, scusatemi che stasera sono stata un po' incasinata, diciamo. Ah. Ciao a tutti, scusatemi. Allora, no, ho invitato le amiche che l'altra volta hanno aiutato Ida e Lucia, che sono con noi in Zoom. Penso che sia Cookie che ha parlato l'altra volta, dovrebbe essere da Addis Abeba, quindi riuscita a fare il biglietto dell'aereo. Se Cookie ci Bene. sei, saluta un secondo che poi do la parola a Dominique, se ci sei, perché mi sembra che mi abbia detto che ci sta. Ma questa sala è a 40 minuti o quella Dominique sta entrando senza? adesso. Dominique sta entrando adesso. No, questa Allora, sala ce Cookie mi ha detto che è l'ha quella data che può andare Claudio, avanti? perché tu appunto Ah, perfetto, allora non non abbiamo il c'eri problema, proprio. ecco, volevo essere sicuri. Allora, vediamo se Cookie, Tagest, puoi aprire microfono e telecamera e presentarti? Se mi senti e se non puoi, do la parola chiaramente a Dominique. Ascolta, vogliamo lasciar finire prima Lia e Sì, cosa? O allora dici che loro sì, devono certo. rientrare? Lasciamo finire, Eccomi. scusatemi, Ecco Lia e Matteo. perché Allora, appunto. Allora, intanto io basta. saluto, un attimo, saluto sia Cookie Allora, che non Dominique. so chi E sta poi parlando, se però te, adesso Tegest. stiamo registrando il programma
di Ok, presentazione del allora aspetta, libro aspetta. di Lia, Facciamo finire Mazzali Lia, scusami. esatto, che stiamo registrando, Scusatemi, scusatemi. e poi intervenite Sì, pure certo. voi, che chiaramente è molto importante anche No, è per che, sì, quello. no, è che Tegest è all'aeroporto. Tegest è all'aeroporto di Addis Abeba, quindi per questo che non so per quanto tempo Ah, potrà beh, avere la allora sì. connessione e Vabbè, tutto, capito? voi, Lia e Marcello, voi Tegest, potete fai un fermarvi velocissimo comunque un saluto e attimo? basta. Un O avete fretta? velocissimo saluto e ci dici come sta andando e basta. Siamo a mezzanotte. Ah, va bene. Quindi arrivi a mezzanotte in Italia, non ho capito. No, tu. Ah, tutto bene, sto aspettando a partire, partiamo a mezzanotte. Ascolto Ok, intanto. ah, Va bene, ok, sto con allora voi basta. Va intanto. Mi bene. senti? Allora sei Sì, contenta? Sei attacca, attacca contenta? così. Appunto. L'appello è andato No? Sei bene? contenta, Cookie? Pronto? È molto, Ci sto senti? uscendo dall'inferno, come Non so. dicono. Allora, Sono dobbiamo uscita dire che abbiamo parlato dell'Egitto prima. dall'inferno. Esatto. Abbiamo parlato Abbiamo dell'Egitto parlato anche perché. dell'Egitto, e comunque adesso riprendiamo il discorso. Tu che stai in ascolto, anche Dominique, un attimo, che poi ci salutiamo Sì, prima di scusatemi. chiudere. E E allora, poi visto sì. che Vai, lei è. vai. Allora, visto che sta in Egitto, ecco, io parlavo No, di questo. è in Etiopia, Etiopia, Etiopia. In Etiopia. Etiopia, ok. Etiopia è da dove provengono anche molti scritti su Enoch, il libro di Enoch, che è uno dei diciamo, predecessori di Noè, e loro hanno appunto come parte della loro Bibbia il libro di Enoch, che andò E sulle forse c'è stelle. anche l'Arca dell'Alleanza, no? Possibilmente sì. Sì. In Etiopia. Allora, Sì, ecco, sì. parlando del nostro astro yoga, che forse Inatsu. non avevo visto, qui c'è l'Ashna Chakra, che sarebbe il chakra della fronte, e che appartiene a Buddha o Mercurio. Allora, abbiamo fatto questo disegno, che è uno yantra, lo yantra di Mercurio, che per quanto riguarda la concentrazione, ma anche la chiarezza dei pensieri, è utile osservarlo, e pertanto un lavoro non solo visivo, ma anche di posizioni particolari. Per esempio, questa è la posizione dell'adepto, Sadakasana, e la facciamo tutti e due vedere. È importante perché l'umiltà è uno dei fattori con cui uno si rilassa, si scioglie e riconosce che la divinità è, diciamo, è infinita. E allora, non so, Lia, volevi dire qualcosa anche tu, cara? Perché poi lei è coautrice, abbiamo fatto insieme moltissime cose. Sì, molti di questi disegni sono proprio utili anche per la concentrazione. Si vedono? Sì, un po' di Nelle più. scuole dovrebbero entrare questi libri, nelle scuole. È vero, sarebbe un'ottima cosa, ma anche le pratiche in realtà. Lo sai che ci sono scuole materne adesso, parentali. È lì che i genitori hanno preso, come fanno nelle Pleiades, i genitori sono la scuola dei figli. I figli non vanno a nessuna scuola, stanno a casa a imparare dai genitori. E dunque la scuola parentale dei sovrani, e questo Barbara Banco lo sta già facendo. Dunque è un esempio, perché se i genitori trovassero lo spazio per dare ai figli quello che dovrebbero studiare, tipo Steiner, Lo stavo dicendo io, dovrebbero portare Steiner. Sì, ma Steiner costa molto adesso. Chi vuole fare la scuola deve. No, certo, no, non coi costi di oggi. Certo, certamente, infatti. Ma anche Steiner con il vostro libro, credo che andrebbero ben d'accordo. certamente. qui si vedono i chakra, alcuni chakra secondari della testa. Wow. Sì. Sì, Qua ne infatti. abbiamo anche altri. Sì, abbiamo elaborato molti diversi disegni per far capire come funzionano i nostri organi superiori, e ricordarcelo, è solo un modo per ricordare.
chi siamo veramente e quali sono le pratiche da fare, cioè quali sono i mantra, perché il mantra mi aiuta molto a purificare, visto che la gola è il centro che purifica, cioè il purificato, e il suono del mantra fa molto bene, e pertanto è importante, perché lo yoga è una tecnica spirituale. E se lo facciamo quando i pianeti sono allineati, vi faccio un esempio: quando tu, il tuo compleanno il 12 luglio, si allinea una stella speciale, questo è il tuo compleanno, no? Sì. Mario, invece se fosse che un pianeta mette Venere, Mercurio, Marte, torna alla stessa stella quando tu sei nato, allora va a attivare quel chakra. Marte attiva il chakra del plesso solare, Mercurio attiva il chakra del terzo occhio. Ah. E dunque, che succede? Che in quel giorno lì c'è uno star time, tempo stellare, dove tu ti connetti con la tua energia primordiale, ed è questo è astro yoga. Non so se sono stato chiaro. Tu hai creato anche lo strumento, mi sembra, no? Per riconoscere l'orologio queste... astronomico, sì, che possono vedere nel le mio posizioni, sito. Le posizioni di queste stelle. Esatto, sì. E l'ho descritto nel libro alcune, ma nel mio orologio astronomico Star Time, che potete vedere nel mio sito astrogenetica.it, quello sì è un brevetto di invenzione, e adesso troverò il modo di poterlo realizzare fisicamente, che se ne ho già quattro modelli, però è Quattro importante modelli che che hai realizzato tu e che hai tu. ho io, sì, con due fisici amici. Il problema è questo, che vorrei darlo a tutti, perché quando tu dici tu sei del cancro, non è vero, tu sei un gemelli, e qua chi ci sta presente, che è della bilancia, e invece è della costellazione della Vergine, va a studiare la mitologia di dove appartiene, perché comunque molti astrologi sbagliano perché dicono il mito è sbagliato. Per esempio anche Alberto Nityananda c'ha Orione, no? La costellazione di Orione non è un gemelli. Lui è un orioniano, ok? Perché c'ha Betelgeuse, Alfa Leonis. E dunque ognuno che viene descritto con un aggettivo così superficiale, tu sei cancro, tu sei gemelli, ma cos'è? No, io sono una stella, io appartengo a una stella in particolare che mi ha dato la vita. Poi vedo le altre costellazioni che ho. E allora conosco il cielo, perché se uno conosce questo alfabeto, riesce a capire quando c'è lo star time, lo stargate, quando si apre il cielo per noi. E questo lo dico con un'esperienza personale, che ho fatto esperienze personali in questo senso. Mi si è aperto tutto, mi si è calmato le onde del mare, cioè si è aperto anche il cielo quando tu fai queste pratiche, perché sono le vere pratiche antiche degli indù. Capito? Posso dire una cosa a Certo, proposito di cara. questo? Che sicuramente anche nell'astrologia, diciamo, occidentale, quindi appunto con la corrispondenza senza la processione degli equinozi, c'è un'egregora che si è formata, per cui comunque c'è una corrispondenza data dalla corrispondenza di un'egregora, ma invece in un'astrologia astronomica come può essere quella indiana o quella che pratica Marcello, in realtà non parliamo solo di egregora, ma parliamo proprio dell'influenza più diretta degli astri, giusto? Certo, perché la genetica degli astri, l'astrogenetica, è proprio un qualcosa che gli antichi rispettavano, perché avevano del tempio, per esempio in India c'è il tempio di Krishna quando tu hai la luna nel leone, il tempio di Chandra quando hai la luna nel cancro, ma la vera luna nella costellazione di che sta parlando, e non così, come si può dire, caotica, Certo. perché qua. Capito? Allora, le cose sono molto chiare lì, e questo tempio si riempie di l'energia di quella luna, di quel pianeta, di quel sole. E Beh, e dunque. questo lo possiamo vedere anche con l'acqua, perché per esempio se noi meditiamo in una lunazione di una luna piena, per esempio avremo in quell'acqua l'influenza di quella luna, no? E Certo. quindi anche della corrispondenza con quei specifici stelle fisse o astri. Certamente, perché i pianeti congiunti alle stelle sono una realtà. Che scienza meravigliosa, ragazzi. È vero, è una scienza molto antica, viene dalla Sumeria, ma anche da Thoth,
Todd, che poi diventa Hermes, e la filosofia ermetica passa a Paracelsus. Vi devo lasciare. A Hahnemann. Chi parla? Marcello, ciao. Ciao Alberto, caro. La mia scuola. Il 18 comincia la mia scuola con un incontro Zoom, venite. Sì, il 21. Il Va 21. Bene, volentieri. Sabato 21 via Zoom. Bene. Okay. Dalle 17 alle 18, sabato pomeriggio. L'intenzione bene, è quella di fare un'ora alla settimana. Ma qualcuno fa un grande rumore. Saremo contenti, e Lia e Marcello, se interverrete anche voi. Bene. Va bene. Diamo vita all'Accademia, all'Accademia dei Talenti, che poi avrà la sua sede fissa quando inaugureremo il 24 aprile prossimo la sede Roma, di Gaia. Mamma mia. Puoi anche togliere il microfono. Infatti stavo un attimo vedendo, ma non ho capito chi è che ci deve salutare. Tegeste? Oh, thank you. Pronto? E Alberto. Dominique, ci sei ancora, vedo che ci sei ancora. Tegeste invece, volevi parlare di questo, probabilmente certo. È lei che deve andare, che si trova in aeroporto. Sì. Va bene, comunque abbiamo accolto il suo saluto, adesso comunque... Eccomi, Quando arriverà in Italia, settimana prossima, ci sentiamo con calma. Esatto, Carlo, poi ci racconta meglio. Allora, se volete, io vi presento Dominique. Sì, presento Dominique, che così dopo Dominique, vuoi raccontare la chiudiamo tua storia? Dopo con Lia e Marcello. Ah sì, scusate perché io sto mezzo qua, mezzo là. Prego, fai tu il moderatore. No, allora lasciamo chiudere un attimo che non hanno ancora finito, Lia e Marcello, prego. Fai finire Marcello. Ok, allora guarda, Lia ha tirato fuori questa pagina molto interessante che ci fa vedere quali sono i chakra, diciamo, transpersonali, sono i chakra delle stelle. Per esempio, c'è sta l'anima stella che è l'arcangelo Raziel, ma allo stesso tempo abbiamo anche delle stelle come Sirio, Aldebaran, insomma, diverse stelle. Per esempio, se una persona nasce all'inizio di maggio, metti allora c'è una costellazione particolare, forse Arietis, e allora quella c'ha a che fare con anche gli andromediani. Cioè, viene descritto l'appartenenza cosmica della persona e poi naturalmente il portale stellare, l'arcangelo Geremiel, il portale universale, l'arcangelo Uriel, e il portale cosmico, l'arcangelo Metatron. Ci sono anche degli angeli, che è importante conoscerli, il nostro angelo custode, ma anche questi altri particolari. Ci sono anche chakra extracorpori di radicamento nella terra, per esempio, non so se si vede, non si vede niente. E poi l'altra cosa, in realtà, al di là di esercizi specifici, diciamo di tipo l'orbita microcosmica per ricarica giornaliera, abbiamo anche questo albero galattico, non so se lo vuoi commentare, se si riesce a vedere. Sì, l'albero galattico sembra un po' al simbolo di Metatron. Sì, è quasi la stella di Metatron. Questo c'ha appunto diverse stelle, le Pleiades, Sirio, Antares, poi c'è la galassia madre che è Alfa e la galassia padre che è Omega. Poi abbiamo il nostro Sole e c'è anche la coscienza buddica e la coscienza cristica. Diciamo che c'è una corrispondenza con la Cabala che però in questo caso è correlata alle stelle. Sì. E per finire potremmo... parlare per esempio dei fiori di Bach, vuoi? Sì, i fiori di Bach hanno una corrispondenza con e cos'è questa ruota? Per esempio, quando tu trovi un pianeta in cadenza, ossia cadenza di un segno, e forse in esilio, in una casa cadente come la sesta, allora corrisponde a uno di questi fiori
che sono uno per il Sole, uno per la Luna e uno per il pianeta cadente, o anche altri, ma comunque i fiori di Bach sono importanti. Diciamo che sono dei fiori di riequilibrio personali della persona, che non sono specifici solo per un momento o per una patologia, ma sono un po' costituzionali di quella persona in base al tema natale. E qui abbiamo messo anche parte di quello che è stato l'insegnamento di José Arguelles, e anche Arguelles, quello delle 13 lune. E poi di Don Juan, di Carlos Castaneda, ossia c'è il Tonal, Nagbal. Ah, bello, bello. Sì, spieghiamo un attimo. Un bel libro da studiare. Ascolta, dove lo troviamo il libro? Lo possiamo... Dunque, della Verde Chiaro Edizioni, però diciamo che... Dovete spedirlo, potete spedirlo voi anche? Possiamo spedirlo, si può anche richiedere nelle librerie. Ah, si può richiederlo nelle librerie. Sì. E in realtà ci sono anche anche alcuni tramite portali che già... Amazon o no? Ancora no, Tra Amazon. Amazon in questo momento non ancora, però per esempio, non so, mi viene in mente il Giardino dei Libri che ce l'ha già, ci sono diciamo di alcuni portali che Ah, il ce Giardino dei Libri, ok. Sì, ho preso parecchia roba dal Giardino dei Libri, sono bravi. l'hanno. È vero, anche noi. Grazie Mario Senti, volevo farvi un'altra domanda. Parlate anche del gruppo sanguigno voi nel vostro libro, c'è qualche relazione tra il gruppo sanguigno e i chakra? No, in realtà no, non abbiamo toccato questo Non è una argomento. cosa Diciamo che... che è più un discorso di astrogenetica, questo altro libro di cui parlava prima Marcello. Quindi in questo testo non ne abbiamo parlato. Però quando finiremo quello là, che manca solo per i vegani, perché lì ha già fatto quello per i vegetariani. All'inizio l'avevo scritto con un giornalista per i carnivori, pure però naturalmente è un qualcosa di demodé, come dicono in Francia, mangiare la carne, insomma. Beh, diciamo che non è molto, cioè, non c'è molta non violenza, ecco, questo è il punto, la Sì, AIMSA, no? Che dovrebbe essere il rispetto per gli animali, ma anche per noi stessi, perché appunto deve essere un qualcosa di molto necessario, altrimenti non fa bene all'organismo, anche perché, come Lia può dire, come naturopata, cioè la carne è dannosa per noi, ci crea diversi problemi. Certo. Però l'attività di un essere comune che vive in una società nevrotica, per lui va bene, perché tanto è sempre quieto, sempre incasinato. Invece per chi deve meditare, chi deve stare in pace, chi deve volare in viaggio astrale, è meglio sempre, diciamo, avere un'alimentazione vegetariana con un Beh, diciamo integratore. che più i corpi sono puliti, più è più facile anche avere certe percezioni, per cui è chiaro che se noi ci aiutiamo anche con un'alimentazione, diciamo, più leggera e non violenta, è più facile anche arrivare a certi risultati anche con la meditazione. Sì, questo che dicono i guru, i grandi maestri, parlano di questo. Poi anche ultimamente pure gli extraterrestri, i V56, Sirius Project, ci parlano tutti che dobbiamo purificarci, perché realmente se diventi un Buddha, che stai a correre dietro i conigli o dietro i bufali, insomma... Però c'è una cosa importante, che è una delle cose alla quale mi sono molto dedicata, che è proprio la conoscenza dell'alimentazione. Cioè non si può semplicemente togliere la carne, mangiare cose Chiaro, raffinate, chiaro, bisogna sapere gli effetti dell'uno, dell'altro. perché sennò si rischia di avere delle carenze. Quindi è importante sapere cosa sostituire e come integrare per avere un'alimentazione completa. Infatti, noi ci siamo conosciuti, io e Lia, parlando di alimentazione astrologica. Infatti, c'è un rumore tremendo, non tutti in Adesso lo casa. tolgo io Ecco, e il grazie. microfono di Alberto che ogni tanto si Okay. accende. Allora, noi abbiamo pensato a fare dei piatti astrologici,
speciali per la persona che ha una debolezza particolare. E dunque le faremo questi, perché abbiamo già in forno parecchie. Allora, il discorso di iatrogenetica, qui, visto che stiamo entrando sul discorso dell'alimentazione, è anche molto importante per i bambini, perché diciamo che dal tema natale si vedono già le debolezze costituzionali, e quindi in realtà sia con l'alimentazione che con i rimedi naturopatici si può andare a rinforzare quelle parti, onde evitare problematiche che potrebbero insorgere nel corso della vita. Quindi rinforzare proprio l'organismo da piccoli. E appunto c'è un contenitore nel libro Astrogenetica che contiene quei minerali, quelle vitamine che il pianeta che è in posizione debole o la casa zodiacale che è in posizione debole ci segnala. E allora così facciamo un tema completo del rinforzo della persona, che poi guarisce naturalmente di qualsiasi cosa, anzi non si ammala proprio. Anzi, in questo potremmo anche entrare sul discorso dei sali Schussler, che anche lì, proprio dal tema, tu puoi vedere quali sali potrebbero essere utili per quella persona o per quel bambino. Che tutti noi, cioè Schussler ha studiato le ossa incenerite dei cadaveri, scusate il termine, ma è no, così. Delle piante. Allora, così lui ha trovato che ogni essere umano ha 12 sali. E così quando la persona, che è un segno zodiacale particolare, ha quel sale minerale che gli manca, per esempio il Sagittario manca il silicio. Sì, diciamo che è un sale che la persona deve tenere presente, perché spesso può avere problemi con la carenza di quel sale durante la vita. Esatto, e pertanto è importante anche quello. Abbiamo il sale di Schussler zodiacali nel libro Astrologia Medica e Diagnostica che ho studiato, sono 40 anni che studio questa cosa e che mi ha dato moltissime soddisfazioni, perché è un risultato empirico con le persone con cui ho avuto a che fare, migliaia di temi che ho sempre curato, nel senso che sì, ho è empirico, però nasce da una base scientifica, per cui in realtà diciamo che sono le due cose che hanno corrisposto, e per cui ancora di più c'è una valenza in tal senso. sì, mi riferivo empirico perché l'ho praticato personalmente, è stata una mia esperienza, l'ho vissuto, allora posso dire, non è che l'ho letto in un libro. L'ho vissuto e dunque è importantissimo, anche lì ha visto. Certo, è sempre. Importante viverlo. E parlate anche dei cristalli nel libro? Allora sì, perché in realtà Benefici dei vari cristalli. Sì, per ogni chakra e per anche i chakra minori, anche i chakra minori della testa, ci sono dei cristalli specifici. Io a proposito di questo vorrei molto presto fare anche dei corsi di cristalloterapia dare la possibilità a più persone di poter fare esperienza con i cristalli, perché i cristalli sono luce, portano luce nell'aura e facilitano la nostra evoluzione, facilitano il rilascio dei traumi, e quindi possono esserci molto utili per il nostro percorso interiore, per Vero, avere risultati più veloci. vero, vero. Ragazzi, prenotatevi per il 24 aprile, mi raccomando. Ci sarà l'inaugurazione del nostro centro qui a Rosa Mistica, visto che no, voi non siete ancora venuti da queste parti. Ecco, 24 aprile, che è l'anno prossimo. Il giorno di San Giorgio, È che l'anno siccome prossimo. è uno dei sette maestri di luce che sono venuti a indicarci la strada dell'alchimia divina tra terra e cielo, di cui uscirà presto il libro, anche se potete già avere il giornale adesso, Le Rose di Pegaso, che potete scaricarlo da Dropbox, però adesso sto finendo il libro, dove ci sono appunto le descrizioni proprio di quello che ci è stato detto, tra questi anche da San Giorgio, a cui dedichiamo proprio l'apertura del nostro centro il 24 di aprile. E per cui E voi poi c'è anche sicuramente il vostro libro, intanto, e sicuramente adesso lo voglio avere, anche per inserirlo proprio in questa Accademia dei Talenti che iniziamo un po' in sordina ogni sabato un'ora e fino al 24 aprile, quando invece in aprile lanceremo proprio le classi
del campus. Ci sarà un campus proprio per studenti che lanceremo un po' questi programmi di cui voi avete così ampiamente parlato in questa intervista, che poi adesso andrà registrata. E poi ogni lezione anche che faremo sabato prossimo, dal 21 in poi, con Alberto, verranno registrate, in modo tale che anche coloro che non potranno partecipare quella volta lì potranno comunque, grazie, sperando che internet funzioni un po' meglio di stasera, ecco, ma sicuramente le cose noi comunque continueremo a farle, sia che ci sia internet o che ci sia Starlink o qualche altra diavoleria là nel cielo. Noi siamo proprio alla finestra e ci aspettiamo di tutto. Ecco, l'importante è che il progetto va avanti di sicuro, quello dell'Accademia. Questo ce l'hanno garantito i maestri di luce. Ci hanno detto che questo discorso dell'alchimia divina tra terra e cielo è l'obiettivo verso cui tutti quanti ci stiamo muovendo, per cui ognuno con i propri talenti, ma il punto d'arrivo è quello lì, l'alchimia divina tra terra e cielo. Pensate un po' che diavoleria che abbiamo inventato, ma grazie a loro, perché se non venivano loro con queste sette canalizzazioni fantastiche, una cosa fantastica hanno fatto, e trovarsi lì sette maestri di luce, no, compresa la Maddalena, compreso la Madre Maria, tre arcangeli e San Giorgio, insomma, è stata una cosa. E anche il gran sacerdote Melchisedec. Scusate se è poco, insomma, trovarseli tutti insieme e che ti danno la prova che loro sanno tutto di te e ti danno i consigli giusti, vuol dire, insomma, che non è una cosa inventata dalla mente di chi ha canalizzato una cosa di questo genere. Cioè, abbiamo avuto proprio la conferma che hanno dichiarato sacro tutta la zona della Rosa Mistica, confermando che lì c'è il sesto chakra, cioè il terzo occhio del pianeta. Infatti noi parliamo anche di questi punti energetici nel libro del pianeta, e anche, diciamo, al di là dei punti energetici, anche dei templi energetici eterici che ci sono sul pianeta. Perché in realtà, diciamo, noi vediamo solamente le cose più grossolane, ma dietro ciò c'è una vita molto più grande che alimenta tutto quello che esiste in questa dimensione. C'è un collegamento strano, volevo chiedere a Marcello, per quanto riguarda un collegamento strano tra Rosa Mistica e Urano. Cosa può significare? Beh, che in questa età, il pianeta dell'Acquario, siamo entrati nell'era dell'Acquario, Urano, che è il pianeta proprio dell'inventiva, di tutto quello che è il futuro, che Urano è quello che prevede il futuro, no? Come l'Acquario, segno anche di chiaroveggenza e tanti altri talenti mistici, e pertanto Urano, che è anche il pianeta dell'amicizia, perché è il signore dell'undicesima casa, non considerato nell'astrologia indiana, però per noi è molto importante Urano, perché è proprio un pianeta anche maestro, secondo l'astrologia esoterica, perché ci sono pianeti che non sono ancora evoluti del tutto, e invece Urano ha fatto l'evoluzione fino al settimo raggio. E il settimo raggio, che è la magia cerimoniale, cioè il cerimoniale che porta proprio diciamo, collegarsi con il divino, se uno considera che esiste il divino, e dunque la magia cerimoniale del settimo raggio è quella che è il raggio violetta che porta all'illuminazione. Tanto certamente. E anche la trasmutazione delle cose che. Ma per cui il raggio violetto è collegato con Urano? Sì. O è una delle cause del. Sì, perché allora vuol dire che è collegato anche con Saint Germain. Certo. Saint Germain è il maestro della nostra epoca, e pertanto Urano, essendo
dell'età dell'acquario, certamente che è collegato. Certo. Urano non è anche l'innovazione, tutto ciò che è tecnologico. Sì, infatti. Vi racconterò, vi spiegherò nel libro questo collegamento con Rosa Mistica e col nome astrale che hanno dato a me, che è stranamente collegato a Urano, per cui io ho dovuto andare a vedere Urano cos'era, e quello che tu hai detto adesso conferma esattamente la mia ricerca che è appena iniziata. Comunque il nome che mi hanno dato a me è Ramius, e Ramius è collegato a Urano. E io questo non lo sapevo. Collegato ai coralli e collegato al numero 9. Bene, ottimo. Questo, una tua sfera personale è perfetta. Infatti bisogna sempre cercare di studiare e conoscere noi stessi. Perché esatto. Approfondire il nostro collegamento tra il cielo e noi è proprio quell'alfabeto astrologico che si è perso. Infatti io vorrei anche iniziare una scuola di astrologia, perché non è così complicata come sembra, come l'hanno fatta diventare, perché sai, c'è una nevrosi collettiva sulla complicazione delle cose. Invece io sono uno che piace semplificare, che piace usare un alfabeto che possa portare alla comprensione, ma certo uno deve anche memorizzare i simboli, deve capire diverse cose per poter poi collegarsi con se stesso, con se stessi e con l'universo. E questo è quello che Astro Yoga, questo libro che noi abbiamo messo insieme, cerca di proporre. Chiaro. Perché è una magia cerimoniale del settimo raggio. Perché quando tu fai una posizione yoga nel giorno in cui il tuo pianeta congiunge la tua stella e fai anche i mantra e poi usi le pietre giuste, allora tu stai facendo la magia cerimoniale. E anche le erbe, certo. E poi diciamo che c'è un collegamento anche col discorso proprio della civiltà dei talenti, perché dal tema natale si vedono i talenti del bambino già da Chiaro. primissimi istanti di vita. Chiaro, chiaro, è lì che noi dobbiamo arrivare. Sì, che sì. proprio non solo vedere il talento del bambino, ma anche aiutarlo a tirarlo fuori. Assolutamente, certo. Aiutarlo a tirarlo fuori, che è lo scopo, è lo scopo di Gaia Planet. E adesso, avendo scoperto l'alchimia divina tra terra e cielo, che ha avuto anche un nome ben specifico, e siamo tutti quanti sulla strada giusta, ed anche il vostro libro, io sono sicuro che entrerà a far parte del libro sacro, che poi non è un libro, ma è un archivio, l'abbiamo chiamato il libro sacro di Gaia, all'interno del quale ci sono i libri come quello di Alberto, come altri, che faranno parte proprio della biblioteca della futura Accademia dei talenti, dove appunto in tutte le città di luce, perché di città di luce si parla ormai, ci saranno all'interno questi corsi, queste biblioteche di luce, dove ci saranno appunto libri, dove ci saranno tutti questi programmi per dar vita alle nuove scuole dei talenti. Ma guardate che ci siamo dentro in pieno, non pensiate che siano cose lontanissime, perché quello che è accaduto a noi qui negli ultimi 200 giorni è qualcosa di fenomenale, che noi non ci saremmo mai aspettati una cosa di questo genere. Cioè, noi stiamo vivendo l'alchimia divina tra terra e cielo, con i pleiadiani e con i maestri di luce che prima sembravano cose lontanissime, no? Lontanissime. E invece no, sono qui accanto a noi, come l'angelo custode di cui ho ascoltato il tuo video su YouTube, quello dell'angelo custode, e mi ha emozionato, caro Marcello. Mi ha emozionato. E questo dico perché quando si parla su un angelo non è solo per quella persona, ma ci sono tante persone che stanno ascoltando e che gli arriva questa parola e questo fiore, perché siccome sono 72 angeli, sono come i petali di un grande fiore che è il chakra mandala di Dio e che rappresentano proprio la bellezza di Dio. E pertanto è bello, bello, diciamo, averli vicino. A me mi hanno aiutato molto in un periodo della mia vita.
e devo dire che anche Lorenzo Stuni 15 anni fa mi aveva indicato questa cosa. Ricordo Lorenzo che insomma un grande essere, una grande anima, che è un Mahatma, che proprio ha fatto delle cose incredibili. Anzi, era per me un gran portafortuna, non so perché, ma ogni volta mi arrivava qualcosa di buono, no? Di ottimo. Sì, sai, persone che sono molto positive ci portano bene nella nostra vita. Chiaro, Bisogna chiaro, chiaro. ricordare Siamo questo. attratti, ci attraiamo a vicenda con queste persone positive. Bene, Verissimo. ragazzi, allora ci vediamo magari sabato prossimo, alla prima, no, il 21, ecco, stavo pensando ancora all'Accademia, perché sicuramente anche il vostro apporto sarà importante e ripeto, ci avviciniamo sempre di più perché la nostra intenzione è anche proprio chiedere qui al Comune di Montichiari, visto che abbiamo ottimi rapporti attraverso anche il Talent Gold, il prossimo Talent Gold il 9 di dicembre e chissà che noi riusciamo proprio a far partire una classe all'interno del nostro istituto qui che abbiamo, il Don Milani. Proprio legata ad una classe, allo studio dei testi, che ci avvicinano molto a questa alchimia divina, insomma. E per cui, credo che anche il lavoro che stiamo facendo e i libri che stiamo scrivendo arrivano al momento giusto, insomma. Grazie Lia, grazie Marcello. Prego, Grazie a grazie a te. te, grazie a tutti voi. Grazie, Adesso ci salutiamo. colleghiamo con Isabella, ecco, che ci fa parlare un Eccomi. po' con Tegeste, Belli. che dovrebbe essere ancora in Scusatemi solamente aeroporto. perché io per correttezza volevo certamente farvi conoscere, però la Dominique non sono sicura No, ci ha che salutato, la possa Dominique ci ha presentarsi. salutato, sì. L'abbiamo Ecco, salutata, volevo magari allora la di sentiremo Tages. meglio Allora, venerdì prossimo. allora sì, Il allora cookie parlo io invece solo c'è ancora. questo. No, ti spiego. Tages, vabbè, ha risolto questa parte, è riuscita a partire, adesso arriverà in Italia e quindi avremo notizie di lei perché per me è molto importante. Ecco, lei mi sta scrivendo su WhatsApp che lei sta seguendo. Allora, Dominique aveva uno sfratto il 3 di ottobre e doveva andare in Sardegna dall'amica Luisa Sì, Fiori, la esatto. quale è finita in Isa, ti ospedale. vedo, mi sento, non mi vedi? Sì, lo so. Sì, No, ti vedo, però ti tanto io vediamo. volevo, tanto Teges, io volevo solo fare vedere che tu sei abbastanza risolta, mentre Sì. invece volevo raccontare la storia di Dominique, capito Teges? Per questo è importante perché Dominique ha una situazione familiare molto pericolosa per lei, per una bambina di 4 anni, aveva uno sfratto del 3 di ottobre, non aveva soldi per andare in Sardegna a salvarsi la vita da questa amica. Poi l'amica è finita scusa, in ospedale con la insufficienza respiratoria. Lei da lunedì ha il Covid, il 3 è arrivato l'ufficiale giudiziario dicendo a me non interessa che hai il Covid, ti do 10 giorni e te ne vai. Quindi praticamente adesso Dominique, stiamo parlando un po' in giro per trovarle un posto dove stare, perché se Luisa Fiori non torna a casa in Sardegna è un problema. La cosa buona è che col Covid il tizio che l'aggredisce non si avvicinerà, questa è la cosa molto positiva del Covid, che almeno nessuno si avvicina, non le possono fare del male. Come E possono dare lo quindi sfratto a volevo. una persona malata poi? Ma no. Eh? Danno lo sfratto a una Che hai persona detto? malata, è pazzesco. Io. Esatto, perché c'era il 3 c'era l'ufficiale giudiziario. Perché era da un po' che questo compagno di Dominique non pagava l'affitto, prendeva i soldi del lavoro di lei, insomma è una situazione di quelle proprio pazzesche, incredibili. Ecco, mi sta scrivendo che lo danno anche, anche con il Covid. Sì, esatto. Allora, lei ha 10 giorni dal 3 per lasciare questa casa. Stiamo cercando una soluzione. Se Luisa Fiori non torna a casa all'ospedale, lei non ha dove andare. Ha i soldi che gli ha dato gentilmente Ida, che quindi Sì, ringraziamo come Tegest, ringrazia sia certo. Ida che Lucia. Volevamo fare questo discorso di ringraziamento.
perché comunque a prescindere da tutto quanto avere una sensibilità per le problematiche anche umanitarie è molto importante in questo momento, secondo me. E quindi volevo che, però lei non ce la fa perché appunto non ha abbastanza campo, volevo farvi vedere la Dominique in faccia, volevo farla parlare affinché possiate anche vedere che la persona è pulita, perché uno può dire tante cose, però poi dopo se la persona va a casa di qualcuno e poi non è brava diventa una cosa problematica. Però siccome lei non ha assolutamente campo stasera, non è riuscita a stare qui poco con noi. E non ha raccontato bene la sua storia, mo sta Ah. con noi, però non so se potrà farsi vedere. Tegest per il momento è molto grata e felice, no, Cookie, di questa meravigliosa opportunità di tornare in Italia da suo figlio. Che chi soprattutto ha messo questo denaro, insomma, avesse la soddisfazione di vedere che, insomma, cioè, la cosa è andata a buon fine, almeno per questa parte. Quindi Dominique, la prossima volta vediamo, intanto passate parola e vi manderò chi me lo chiede su Pegasus oppure su Aquile, vi manderò i vocali che mi ha mandato Dominique giorni fa con tutta la storia della sua vita, Ok. che è una vita molto particolare. Quindi chi vuole sapere potrà avere tutti i suoi vocali, Perfetto. capire e se potrà avere un al sicuro e dove i servizi sociali non decidono che quello non è sicuro per la bambina, perché sennò si rischiano cose brutte. Va bene? Va bene, direi che va bene così. Ok, grazie. Nonostante le di Buona difficoltà che serata a abbiamo tutti. Sì, avuto, ringrazio appunto Claudia Di scusatemi che io, come ho detto, non sono a casa, quindi telefono vabbè. scarico di tutto e di Comunque più. con Dai, Claudio Di Nicola e col scusatemi. suo link Zoom siamo Grazie riusciti Claudio, grazie, a grazie, grazie. rientrare. Forse se, a Ecco. saperlo avrei detto fate voi, che invece tutti i venerdì dovevo avere questa cosa mentre stavo in Sicilia. Va bene, Vabbè. vi abbraccio, Dai. saluto tutti, È andata grazie, così. buon viaggio Grazie a tutti. Tegest, ci Vi vediamo in Italia. salutiamo. Ecco, vedrete la registrazione e comunque avrete anche tutti i dati per poter ordinare questo libro di Lia e di Marcello, che si presenta davvero molto importante, molto importante. È una pietra angolare. Grazie a tutti. Buona serata. Buonanotte, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao, 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 ciao. ciao Mario. Ciao.